Marco Minniti, siamo alla vigilia delle primarie del centro-sinistra. Bersani-Renzi, grande fair play, poi qualche strascico di polemica. In ogni caso domani si vota, il popolo del centro-sinistra sembra unito e la bella novità è che comunque i cittadini, grazie a queste primarie, si sono avvicinati, e questo è indubbio, alla politica. Sì, io penso che il primo turno sia stato sicuramente un successo. Ho la sensazione che anche domani ci sarà una partecipazione straordinaria. Questo in tutta Italia, anche in Calabria, anche in provincia di Reggio Calabria. Mi auguro che anche domani, così come è stato domenica scorsa, tutto si svolga in tranquillità. Mi pare una campagna per le primarie, tutto sommato, intensa, anche decisa politicamente, ma insomma tutto quanto si è fatto, insomma, ci può anche far pensare che non ci saranno ragioni per guastare questa grande festa di democrazia all'ultimo miglio, insomma. Quindi da questo punto di vista, confronto serrato, rispetto delle regole, domani si vota, insomma. Vediamo chi vincerà, insomma. Io personalmente penso che ci siano le condizioni perché Bersani possa confermarsi anche al secondo turno, ma insomma, ormai la parola spetta al popolo della sinistra, come diceva, al centro-sinistra, come diceva lei. Vince Bersani e c'è la possibilità che Monti poi faccia il premier in caso di vittoria alle elezioni. Ma no, insomma, perché come è stato chiarito giustamente dal Presidente della Repubblica, Monti non si ricandiderà. Ma al di là del fatto che non sia candidabile, cioè uno può essere anche premier non candidandosi. Assolutamente sì, come ha spiegato il Presidente della Repubblica, tuttavia, e come la sta facendo già Monti in questa circostanza senza essere, diciamo, candidato, tuttavia mi sembra abbastanza evidente che noi siamo di fronte ad un passaggio in cui gli elettori dovranno scegliere chi sarà il primo ministro. Insomma, abbiamo fatto le primarie appunto per questo. Io ritengo che sia tornato il momento, dopo una parentesi tecnica che noi abbiamo fortemente voluto, perché bisognava ricostruire l'Italia dopo il disastro di Berlusconi, ritorni la rappresentanza politica nel senso che gli elettori scelgono chi deve essere il capo del governo. Ritengo anche che Monti abbia fatto un lavoro straordinario per l'Italia e che debba essere considerato, come si dice in Francia, una riserva della Repubblica, una riserva straordinaria di questo paese, e penso che se dovesse vincere il centro-sinistra alle elezioni ci siano tutte quante le condizioni perché la sua esperienza, la sua caratura internazionale, il suo prestigio possono essere utilizzati ampiamente. Allora, professora Aiello, no, no, potete stare. L'MMT, me gusta, non me gusta, come possiamo definire questa ventata di novità? È una ventata di novità oppure è un déjà vu? No, insomma, rivisitazione un po' del pensiero keynesiano in una chiave nuova, riportata al dibattito da una serie di esponenti americani, però la chiave, diciamo, di rottura delle indicazioni di politica economica che emergono da queste discussioni è che sicuramente l'austerità che st si sta mettendo in piedi è un'austerità che ha un effetto demoltiplicatore impressionante sull'economia, non solo italiana ma anche europea, che deve essere affiancata sicuramente da politiche di rivisitazione della spesa, ma accompagnate anche da quello che in maniera abbastanza condivisa nel panorama scientifico internazionale, molti economisti, sia internazionali che italiani, stanno portando avanti, cioè quella di una politica pubblica espansiva che in una fase di recessione è l'unica, diciamo, alternativa per garantire piena occupazione. Diciamo, siamo nelle caratteristiche strutturali tipiche di una recessione. L'Italia, ma l'Europa anche, soprattutto l'Italia, sta attraversando una fase di forte recessione da qualche anno. L'unico modo per riprendere un po' il cammino della ripresa e garantire quindi un minimo di occupazione è quello di, appunto, stimolare la domanda aggregata tramite il settore pubblico, perché le altre componenti della domanda aggregata non sono assolutamente
come dire, influenzabili. I consumi sono ai minimi storici, il livello degli investimenti sicuramente tollera tutte le vischiosità istituzionali e produttive del nostro sistema, le esportazioni italiane ovviamente sono fortemente condizionate da una perdita di competitività sui mercati internazionali, per cui l'unica componente da un punto di vista proprio della contabilità macroeconomica che, su cui bisogna far leva è la domanda aggregata, quindi la spesa pubblica. Spesa pubblica deve essere ovviamente, facendo tesoro però dell'esperienza passata di questi 40 anni di spesa pubblica che è stata secondo me uno degli anelli forti della debolezza del sistema produttivo italiano, cioè deve essere rivisitata, quindi una spesa pubblica che sia, come dire, finalizzata a risolvere il problema di breve periodo, quindi di dare occupazione di breve periodo, ma deve essere orientata ad una prospettiva di lungo periodo, cioè fondamentalmente una spesa pubblica che sia produttiva, quindi una selezione delle spese, un tentativo cioè di, come dire, immettere nel sistema nuova liquidità attraverso progetti che siano finalizzati alla rimozione di quelle che sono le carenze strutturali di questo paese in termini di inefficienze di beni pubblici, cioè che sono le precondizioni per lo sviluppo. Ecco, in questo momento la politica di Monti però diciamo che toglie denaro dal mercato, e quindi togliendo questa enorme quantità di denaro dal mercato chiaramente non c'è spesa, non ci può essere sviluppo, ecco, sintetizzando in maniera semplice. Secondo lei questa politica di Monti, questa politica economica di Monti è una politica passeggera di lungo termine, di medio termine o che cosa? Allora, io insomma non è una mia opinione personale, ma insomma abbastanza diffusa, insomma. Il governo Monti ha fatto un po' da contraltare tutte le, diciamo, le cose che non sono potute essere fatte in passato in termini di tenuta dei conti pubblici. La soluzione che si è auspicata è una rivisitazione un po' della finanza pubblica in termini di corruzione. Da un punto di vista proprio strettamente economico rispondeva al quesito di rassicurare i mercati internazionali. Questa rassicurazione c'è stata, abbiamo non solo recuperato liquidità, tra virgolette, liberato risorse su questo fronte, abbiamo però anche contemporaneamente avviato una fase di dialogo sullo scenario internazionale, perché è indubbio che la figura di Monti, al di là di quello che rappresenta e dei tecnicismi delle forze che lo, che lo sostengono, sicuramente è indubbio che nel panorama internazionale abbiamo sicuramente aumentato il nostro livello di credibilità. Ora, da qui però bisogna un attimino riprendere un po' il cammino della crescita attraverso politiche che sono un po', che si discostano un po' di quelle, da quelle che si stanno mettendo in atto, e quindi come dicevo prima, una politica di contenimento delle spese improduttive accompagnata però da una spesa pubblica aggiuntiva, perché la capitale ce ne sono, e quindi probabilmente una cosa su cui si potrebbe per esempio lavorare in termini istituzionali sul piano europeo è per esempio un rilassamento del patto di stabilità che sta violentemente condizionando le attività delle pubbliche amministrazioni italiane.